Un saluto a tutti dai microfoni di Sportme, Marco La Guitara, per raccontarvi il match valido per il campionato di terza categoria, Girone B, sesto appuntamento dell'anno. Si sfidano la Passion Sport contro lo Sporting Santa Domenica, ospiti in maglia bianca che si schierano con Sangani, Losi, Calà, Camarada, Secretò, Mazza, Dell'Erba, Marzullo, Batturi, Barbagallo, Nicida. Rispondono i padroni di casa in completo giallo-nero con Sisti, Bertuccio, Triglia, De Casale, Sidoti, Spanò, Martinez, Mormino, Bergolizzi, Tubai, Kaskoski. A disposizione ci sono Rinaldi, De Leo, Brigandì, Famulari, Rizzitano, Suaria, Buonasera, Furnò. Scambio di convenevoli fra le due formazioni, tutto pronto per il calcio d'inizio. Fischietto alla bocca del direttore di gara e si parte col primo possesso dei ragazzi in maglia bianca. Sono loro anche i protagonisti della prima chance offensiva con questa bella girata al volo di Nishida. Blocca però Sisti senza problemi. Ancora ragazzi del Sporting Santa Domenica, pallone messo in mezzo, arriva il destro di Batturi. Sul secondo tentativo ci prova Secretò. Palla però che non c'entra lo specchio della porta. Tubai lancia sulla propria verticale Kaskoski il controllo, poi il servizio sulla corsa di Spanò. Ancora Spanò entra in aria, guarda il portiere e poi il destro delicato dell'ombre verticale Antonio Spanò, che così realizza il primo gol del match. Fissa il parziale momentaneamente sull'1-0, grandissimo destro a giro di Spanò, prova a replicarlo col mancino. Damiano Martinez si scalda il numero 8 della Passion Sport, pallone recuperato da Pergolizzi, il tocco proprio per Martinez, la fa girare ancora Martinez, lancia in mezzo Dubai di prima intenzione, non trova stavolta la gioia personale, palla appena alta, Sisti si trasforma in assistman, lancio lunghissimo che capita ancora una volta dalle parti dell'ombre verticale Antonio Spanò, copia e incolla stavolta il tocco morbido delicato a siglare la doppietta personale, il secondo gol nel match personale di squadra 2-0 della Passion Sport, che ha iniziato come meglio non poteva questo match. Risposta dello Sporting Santa Domenica, il controllo di Calà la mette in mezzo, pallone che arriva dalle parti del numero 9 col mancino Batturi. Firma il 2-1, palla in fondo al sacco alle spalle di Sisti. Rientra nel match lo Sporting Santa Domenica, campo impiegato in casa Passion Sport con l'ingresso di De Leo. Secretò il lancio in verticale, occhio al pallone che sfugge via, deve commettere per forza il fallo da ultimo uomo, Sidoti. Altro episodio che cambia il match, dovrà giocarlo da adesso in poi in 10 uomini la Passion Sport. Barbagallo controlla la sfera contro Bertuccio, ancora Barbagallo la mette in mezzo dove c'è Batturi, pronto con il tap-in vincente del 2-2, doppietta del numero 9, tutto nuovamente in parità, inerzia del match che sembra totalmente ribaltata, si fa male Kaskoski, l'ingresso dalla panchina di Buonasera che ha subito l'occasione, lanciato in verticale, ancora Buonasera resiste, poi va col mancino deviato da Sangani, palla che resta lì, ancora una volta il muro eretto da Losi a dire di no al nuovo vantaggio Passion con le immagini, passiamo al racconto del secondo tempo che si apre immediatamente con il pallone in mezzo, altra bellissima girata, quella di Batturi, che vale la tripletta personale del numero 9, dominante nel match. Arriva il primo vantaggio dello Sporting Santa Domenica. Altro episodio che sarà una chiave del match con l'ingresso della gazzella Rizzitano. C'è spazio ancora però per lo Sporting Santa Domenica, deve volare stavolta alla propria destra, Sisti a negare il gol del 4-2, dicevamo la gazzella Rizzitano messa in moto col contagiri da Gaetano Mormino. Rizzitano il controllo di testa, ancora Rizzitano scarta il portiere e poi nell'ultimo centimetro utile deposita il pallone in rete per il gol del 3-3 in 10 uomini la Passion Sport. Riapre totalmente il match, riapre totalmente i giochi, ancora Mormino, l'assist è sempre lo stesso per Rizzitano che vola via nell'uno contro uno, ancora Rizzitano scivola ma si rialza, sempre Rizzitano messo giù ed è calcio di rigore
non ha dubbi, il direttore di gara è così, la chance per ripagare il conto col destino per Gaetano Mormino, che col destro passa alla cassa, ritira il conto con gli interessi, 4 a 3 della Pescio Sport in 10 uomini, rivediamo il destro, il proprio numero 10, mani alle orecchie poi per il capitano della Pescio, a sentire il rumore dei nemici ed anche quello degli amici, 4 a 3. E nuovo vantaggio della Passion Sport, che non si arresta, ancora il pallone sempre per il 10, Gaetano Mormino che la mette sul secondo palo, c'è Martinez, il controllo di Damiano Martinez, scarta l'avversario, poi serve Samuele De Leo, il controllo col mancino, poi il destro ad incrociare, 5-3 della Passion Sport che si è totalmente riabilitata nel match, nonostante l'inferiorità numerica, nonostante l'inferiorità nel punteggio, parziale aperto di 3-0, da 2-3 a 5-3. Prova a rispondere lo Sporting Santa Domenica con questo destro che però finisce alto sopra la porta, difesa da Sisti. Stavolta il lancio è dell'ombre verticale, Antonio Spanò, altro campo aperto per la gazzella che galoppa davanti al portiere, ancora Salvatore Rizzitano che lo fa bellissimo, mette il miele nel match, il gol del 6-3, acuto definitivo della Passion Sport che così vince il match, si porta a casa i 3 punti per 6-3. Rivediamo il tocco morbidissimo della Passion Sport. Non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara che chiude il giro di giostra con la forza del gruppo che è più forte dei singoli. La Passion Sport vince per 6-3 al Marullo Bisconte. È tutto con le immagini della festa. L'appuntamento sarà alla prossima, se vorrete, su Sportme.